Perfetto, abbiamo abbandonato la vigna di signor. Tra 80 metri al bivio, tieni la sinistra. Non mi ricordo più. No? Guardate come sono i pellegrini, dimenticano tutto. Ecco, è così. Allora, comunque. Uno era Marongiu. Ecco la vigna, la vigna, e abbiamo parlato un attimino appunto delle viti che avevano. Abbiamo abbandonato la strada, la 388. Più avanti, tieni la sinistra. Adesso noi stiamo prendendo questa penetrazione agraria che ci porterà sino al paese di Neoneli, poi da Neoneli sino alla chiesa campestre Sant'Angelo. La strada, diciamo, sì, ha delle buche, ma per chi cammina è ok, sì, è, sarebbe meglio sterrato, ma quello che è. Per altri, per chi viene a lavorare, certamente l'asfalto e il cemento, certo, sì, è un'altra cosa. In macchina, ecco. Però sono delle belle stradine, perché tutte ben tenute. Sì. Segui questa strada per 300 metri. C'è qualche piccola azienda. Un po' di pastorizia, e quindi i vigneti di Ura Tirso erano, diciamo, vicini al paese, ma anche c'è una chiesa campestre di Sant'Isidoro e lì è ricchissima. Poi lì si va in agro di Neoneli e di Ortueri, sono tutti paesi rinomati per la produzione. Guardate questo albero, ma anche questo punto di accesso, questo doveva essere una sorta di meraviglioso. Qui ci abbiamo salitina, però è leggera, no? Questa sì, questa è una bella. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo dei peri. Fagiolini, guardate quanto sono alti, fantastici. Poi guardate, mamma mia, come sono cresciuti alti anche i pomodori qua. Ma i fagiolini sono veramente più, anche già 2 metri. Guardate, questa è una signora anche che coltiva i fiori, quindi l'iris, qualche ciliegio. Questi alberi da frutto mi sembrano a distanza di braccio, no? Ecco qui. Guardate quante ne ha di pere, davvero? Sì. Ecco, un po' di vite, è così. Più avanti tieni la sinistra. La nostra guida ci dice che dobbiamo tenere la sinistra, lo facciamo. Adesso questo tratto è un po' impegnativo, non nel senso di difficoltà, perché la strada è questa, insomma, la vedete, ma perché appunto c'è molta salita. Dobbiamo arrivare a quota 600 metri, niente in confronto ai più avanti tieni la sinistra, lo Spicos della Cantabria, lì ci sono dislivelli da 1000 passametri, però è così. Ecco, intanto qui abbiamo il cane che abbaia, qui ci sono una piccola azienda dove ci sono pecore e pastori. Ora tieni la sinistra. C'è un cane che ci saluta alla grande. Ecco. Ecco, questo sembra un cane molto mansueto. Buono. Fa fidarsi fino a un certo punto, però, perché se metto la mano non lo so. Non ci abbiamo niente da dargli, poveretto. Ciao. Ecco, ciao. Bellissimo cane, ti facciamo anche una bella foto. Ciao. Ecco, proseguiamo. Eccole qua, le pecorelle. Ecco qua le pecorelle, stanno entrando. Guardate che bell'albero da Curtica.
benissimo. Allora, per non sbagliarci, sempre siamo di fronte a un bivio, come dobbiamo fare? Anzitutto la casetta come punto di riferimento e ricordare perché siamo qui. Per promuovere i cammini sul Lago Modeo, promossi dalla pastorale del turismo. Ecco lì abbiamo... Allora, ci devi indicare, qui abbiamo un bivio, da quale parte andiamo, Teresa? Ci aiuta Santiago? A destra. Andare a destra. A destra perché... E qui continuiamo questo percorso. Perfetto, perfetto. La casetta là in fondo. Il cammino di Santiago. Ecco, sempre il cammino di Santiago. Queste, dillo Teresa, sono posizionate, in pratica, questo significa che io devo camminare verso... E indica la direzione. La direzione. In avanti, ecco. Come questa è uguale. Che allora, questa no, quella mettila, che, la sì, mettila lì, che girata verso, ecco. Noi adesso dobbiamo sul cammino andare dritti e poi a per destra. Andare a Neuneli, ecco. Perfetto, quindi lasciamo la sinistra, porterebbe anche questa, e ci prendiamo... In macchina, è qua che abbiamo sbagliato strada e ha rigirato quando siamo saliti su. E siamo arrivati da qua noi. Esatto, non seguite quello che abbiamo tracciato lì, ha ragione Omero. Anche questa strada porta sempre a Neuneli, noi però facciamo questa. Sì, evitiamo la salita, allunghiamo un po' forse. Sì, allunghiamo un po', forse è un po' più dolce. Ok, questa. Nel cammino, se si è più di uno, è importante perché veramente, ecco, in questo caso non ci saremmo persi perché portano tutte a Neuneli, però